E rieccoci qui ragazzi in un altro episodio su Elden Ring. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati, però in un altro luogo. Perché dopo l'ultimo episodio mi sono messo a farmare un po' di farfalle. E già che ci sono, vi faccio vedere dove si prendono tante farfalle di fuoco in poco tempo. Basta andare qua, nella capanna del maestro guerriero, e andare sempre qua, che sì, è una zona che avete pure visto in passato. Però se qualcuno di voi non avesse visto tutti i miei video, comunque può vedersi questo. E qua basta andare dritti per dritti, qua. Seguire il segnalino, avvicinarsi, ignorare tutti i dubbi che potrebbero spawnare e rompere le palle. Che a sto giro non ho beccato, ma vabbè, uguale. Basta correre, ignorare tutto. Et voilà, guardate quante belle farfalle. E c'è pure due belle lumachine che ogni tanto pure queste droppano cose là. Quindi, se va di culo, tanto ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Che in realtà sono 8 farfalle, ma una volta ne abbiamo prese due insieme, quindi yeah, più 9. E così facendo, cioè, mi sono fatto letteralmente solamente 4 giretti prima e ci avevo già 62 farfalle. Figata. Ah, mi stanno evocando? Per quale motivo? Ah, perché ci abbiamo l'anello blu attivato. Figo. Andiamo. Il tempismo proprio, giusto a inizio episodio. Ecco qua, dove siamo? Ok, basta vedere la bussola che ci abbiamo sopra. Ok, dove? No, non posso usare torrent. Che tristezza. Sto arrivando, amico, sto arrivando. Vabbè, a sto punto. Giusto per. Cioè, non è la cosa più onorevole del mondo, però. Setta runica. Bello. C'è un cavaliere là. Ti faccio il culo. Vieni c'è. Ti apro. Ok, un po' laggante, però ci sta. Sono invisibile. Sono invisibile, raga. Che figata. C'è proprio il bug più bello del mondo. Comunque sì, questo anello lo terremo sempre attivo, perché è un altro modo per farmare sette runiche, che ormai ne abbiamo pure 5. Senza considerare quella che abbiamo già attivato, che ne abbiamo una ben attiva, quindi ci abbiamo un sacco di statistiche extra. E, tornando al discorso di prima, raga, qua ho fatto vedere dove si farmano le farfalle. Potete venire qua, fare avanti, indietro, due, tre volte, e poi ne avrete un casino. Ma noi ne abbiamo già abbastanza, quindi torniamo qua e ricominciamo ad esplorare, tornando al falò della strada maestra di Liurnia Nord. Ok. Ah, prima di tutto togliamo un attimo la cura, che ormai non ci serve più perché siamo nel mondo aperto, diciamo. Quindi le fiaschette le possiamo anche refullare più e più volte. E riprendiamo invece il colpo di coda, che ho provato anche la forma del crogiolo corna, ma fa veramente cagare. Cioè, per il prezzo io dico che come mossa non è niente di che. Cioè, ti metti con lo scudo, se lo carichi fai poi uno scattino avanti, fai un po' di danno, tipo 200-300. Niente di che, ma costa 30 PA. Cioè, sapete che cosa vuol dire 30 PA? Che potesse lanciare una palla di fuoco di quelle potenti e una di quelle scarse insieme. E fai più danno utilizzando già solo la fiamma nera da sola. Capite? L'unica cosa positiva è che se lo carichi al massimo, dopo fai lo scatto in avanti e il nemico lo fai volare in alto. Ma vabbè, cioè, non ne vale la pena secondo me. Questo invece è molto potente perché fa, a parte 500 di danno e vabbè, ma li fa AOE. Quindi se sei circondato da nemici, è perfetto. Ma ancora non l'ho messo, ma io so coglione. Ecco qua. Mettiamolo e via. Ora, l'ultima volta abbiamo esplorato tutta questa parte qua. Qua ci avevamo fermati, eravamo andati qua indietro. Quindi tutte queste zone sono da vedere. E qua ci sta pure il combattimento. Quindi ci fermiamo qua e poi torniamo qua a sinistra a vedere tutta questa parte qua. Ah, e il segnalino magari lo togliamo, che se no dopo rimane qua per mezz'ora. Ecco qua, molto meglio. Allora. Qua ci stanno solamente un bel po' di piccioni. Uccelli contro i quali sarebbe stata utile la magia, ma vabbè. Forse dopo, quando avremo più slot, ci terremo un bastone con come unico incantesimo l'arco di scintipietra. Solamente per poter farmare i piccioni. Solo per quello, eh. Ciao tartaruga, ti va di bruciare l'inferno? Minchia il danno. Cioè, vi ricordate prima, cioè all'inizio del gioco, madonna, 30 colpi per ammazzare una tartaruga, una dozzina di attacchi tutti pesanti ultra caricati e non muore. Ora una piccola fiammella e esplode. Ok,
Che bello il fatto che qua i danni sono veramente danni veri, cioè si sente la differenza tra il livello basso e quello alto. Molto parametrico. Qua come sempre ci doveva essere un oggetto oppure un qualcosina. Dai, eh. Ah, ciao lupo! Ti brucio l'anima. Aia! Minchia, sono due lupi! No, 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 no. Mi butto giù, tanto sopravvivo. Cioè, io stavo cazzeggiando, ma che ne sapevo che eravate due voi bastardi. Cittoni. Dove cazzo sono, tra l'altro? Ok, uno si è buttato. L'altro è pure, credo. No, l'altro forse è rimasto su. Vabbè, mo lo vengo a prendere, tanto. Non è che si salva l'infame. Devo solo trovare il punto dove salire. Eccolo qua. Fufi! Ti sto per squagliare, bello, vieni! Ciao, Fufi! Dove cazzo guardi, coglione? Sangue animale. Mi sa che l'abbiamo già ottenuto in passato, però nel dubbio ricontrollo. Eh sì, l'abbiamo già ottenuto. Niente di nuovo. Peccato. La tartaruga morta, quella che abbiamo ucciso prima. Attenzione. Ah, altro lupo. Ciao. Aspettate un attimo, c'abbiamo le bombe? No, le craftiamo. Cioè, ce l'avevamo già, però. Vediamo se ti posso one shot con una bomba. Se ti becco. No, non lo becco mai. Ora magari sono più vicino, dai. Madonna, quanti danni. Sì, le bombe scalano proprio bene. Cioè, non me l'aspettavo che scalasse così bene. Tu dici, e vabbè, una bomba. Se tu aumenti la forza, che cosa aumenta i danni? Cioè, la ceramica fa più male, ma il fuoco rimane quello. Cazzo. E invece no, il gioco dice, eh no, la ceramica fa più male, ma con la forza aumenta anche il danno del fuoco. Così a caso. E minchia, quanti teschi sono in paradiso. Certo, quello non è luminoso, ok, però questi altri due. Anzi, so quest'altro. Cavolo, spero che fossero almeno tre teschi luminosi. Solamente due. Vabbè, meglio di niente, dai. La fatica. Arrampichiamoci di nuovo. Madò. Con quale ci ho parlato? Allora. Ah, i fantocci. I fantocci ci assediano. Ah, sapete che cosa vi dico, raga? Ah no, non posso farlo perché sicuramente non siamo nella zona in cui possiamo evocare gente. Pensavo di poter evocare il cavaliere così a cazzo di cane e far combattere il cavaliere contro tutti quelli là. Beh, scusate, i fantasmi sono finiti? Cioè, mo' mi avvicino ne spawnano altri in teoria, no? L'ultima volta ne hanno spawnati in casino quando mi sono avvicinato. A sto giro, a quanto pare no. Quello c'ha gli occhi luminosi! O forse mi sembra? Boh. Però è strano, l'altra volta ne sono apparsi 80 quando ci siamo avvicinati. Ah, eccoli. Mi sembrava strano. L'abbiamo visto tutto quanto. Potremmo vedere tutta questa parte qua. Ok, cominciamo a delimitare la zona da controllare. Anche se forse mi conviene magari andare prima in mezzo. Anche se potrebbe essere una stronzata. Perché magari questi sono veramente infiniti, non lo so io. E se sono veramente infiniti, cioè, mi metto nella merda ammazzandoli. Perché non finirò mai di ammazzarli. Ma c'è anche il gigante! Ma che figata! Quanti cazzo siete? Ma poi... Un gigante armato proprio, con l'armatura. Cioè, con l'elmo perlomeno. E minchia! Madonna! Via, via, fuga! Allora, cambiamo l'arma. Prendiamo qualcosa di più serio, magari. Che cazzo sta? Alabarda di merda, dove sei? Non ti vedo! Alabarda! Eccola. Che tanto è giorno. C'abbiamo sempre il midroll, che bello. Ma dai, ma stavo su un altro posto. Non puoi dirmi che comunque mi sono beccato l'onda d'urto. Che figata. No, 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 non la posso colpire da qua. Aspetta, aspetta. Ok. Con gli occhi blu proprio, fighissimi. Ma stiamo scherzando?
Ma che è sta figata? Invece abbiamo il fuoco, utilizziamolo, no? Scusate. No! Che sfiga. Dai che sei morto. Quanta fatica. Ma non do un cazzo di anime. Però ha droppato, aspetta. Ah no, ci ha dato le anime. Ok. Erano tipo 2000. Spada da cavaliere troll. Figata. Che un altro ci aveva dato tipo 100 anime e pensavo, ma no, ma sto cose così grosse e potenti mi dà solo 100 anime. Invece è uno di questi qua che era appena crepato, cioè col tempismo perfetto, oserei dire. Una sovravveste del cuculo. Sì, avvicinatevi, dai, vi faccio vedere l'incantesimo quello bello. Dai, su, su, su. Muovetevi, muovetevi. Lumaca di merda, muovetevi. Una mossa, una mossa. Però indietreggia tu, avvicinati agli altri. Bravissimo, oh cazzo. Su, 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 dai, Ma sei stronzo, scusi. Ma io ti prendo i pugni a sto punto. Vabbè, facciamo così, va, sti cazzi. Uno e due. Vedete, 570 fa questi qua. Minchia, ci siamo rifullati completamente di ambolde. Un mazzapicchio. Prendiamo anche il funghetto e ora leggiamo tutto con calma. Cominciando dalle ceneri di mercenari di Kaiden, che alla fine non avevamo letto l'ultima volta. Spirito di un soldato di ventura, di un popolo di cavallerizzi, brandisce con maestria un'arma progettata per disarcionare gli avversari e lancia grida di guerra per incrementare la sua già considerevole forza. I mercenari di Kaiden hanno dimostrato il proprio valore su innumerevoli campi di battaglia. Beh, non lo so, a me è sempre sembrato scarso, però, dettagli. Poi abbiamo anche due armi, in teoria. Una più figa dell'altra. Il primo è il mazzapicchio. Arma d'asta sormontata da un'affilata e resistente punta a becco con cui squarciare le armature. Sebbene sia in origine un'arma da fondo, è possibile servirsi della sua lunga impugnatura per sorprendere la difesa avversaria eseguendo una spazzata laterale. Niente di che. Cioè, è figo, ok, però ci abbiamo di meglio. E l'altra invece era la spada colossale, spada da cavaliere troll, che richiede intelligenza. Quindi se avessimo deciso di rimanere maghi e magari di baffarci l'intelligenza al posto di fede, avremmo potuto utilizzarla. Beh, volendo possiamo utilizzarla anche ora, però... Spadone su cui è incastonata una scinti pietra blu, arma dei troll al servizio della famiglia reale di Caria. Assoldati dalla regina in virtù di un loro antico giuramento, i troll sono a tutti gli effetti cavalieri di Caria e combattono al fianco dei loro commilitoni umani. Ruggito del troll. Travolge i nemici con devastanti onde d'urto. Figo. Beh, proviamolo quasi quasi. Così. Ma giusto per, cioè, due secondi, lo teniamo e poi lo buttiamo via perché è livello più zero, quindi farà cagare, però. Esteticamente mi piace un casino, raga. Però è bello. Eh sì, è la tipica spada colossale. Un affondo. Vediamo un po' l'affondo potenziato. Boom. Si sente il peso, però. Non male. Ok. Classico, ok. Niente di particolare. Quasi quasi. Ma sì, me lo tengo per 2 minuti, dai. Ammazziamo giusto un po' di nemici così. Runa aurea. Ma che ci sta? Dardi di cristallo. E direi che abbiamo finito. Perché se continuiamo a proseguire, andremo troppo avanti. Ok. Più avanti servirà notte? Qua apparirà un boss di notte. Già, sicuro. Prova notte. Sì, qua ci sarà un piccolo mini boss. Di quelli classici. Che faremo apparire a fine episodio. Per adesso, cazzeggiamo qua in giro. Oppure, aspetta. Manca poco la notte, sapete? Quindi è perfetto, non dobbiamo nemmeno sederci al falò. Basta che esploriamo un po' e facciamo passare qualche minuto. Cazzeggiando magari proprio. Poi per refullarci pure le fiaschette potremmo andare indietro a farmare qualcos'altro. Anzi, qualcun altro. Tipo quei cavalieri là. Sapere sfigati, moriranno malissimo. O forse no. Non è dubbio, proviamo a incularli. Con la potenza della spada magica dell'infinito. Vedi da qua, su su su. Minchia.
I danni non sono eccezionali, però il peso lo è. Ok, sto cazzeggiando un po' troppo, però. Che figata. E te faccio pure l'attacco caricato. Anzi, prima mi curo. E ora attacco in salto. Non caricato, ma in salto. Oh, sì. Ok, ho sprecato un'ampolla di salute, quindi non mi ha ridato niente. Però mi ha ridato una di cenere, quindi ne valsa la pena tutto sommato. E ora l'arma la possiamo anche togliere, perché fa cagare. Cioè, è figa e bella e tutto il resto, ok. Però è più zero, raga. Noi abbiamo qua un'arma che è solo più 2, ok. Ma è diventata più 2 utilizzando le titaniti quelle speciali, no? Capite? Quindi è molto potente, persino più potente di un'arma normale più 5. Ok, ora finalmente cominciamo a esplorare questa parte qua sopra. Mentre raccogliamo tutti i funghetti che possiamo trovare. Perché i funghetti sono molto importanti. Ci permetteranno di craftare tante altre bombe. Che all'inizio il problema sono solamente le cose là, le farfalle. Però le farfalle le possiamo trovare molto facilmente. Quindi se continuiamo a utilizzare molto spesso le bombe in futuro, prima o poi ci ritroviamo al punto in cui le farfalle le avremo, ma non avremo più i funghi. Quindi meglio pensare al futuro e raccogliere tutto. Qua ci sta una piccola torre con un bastardo che mi lancia gli incantesimi, bastardi. Ah, oh, cazzo, no, no, no. Ma lo siete bastardi, eh. Ma lo siete bastardi, eh. Ma lo siete bastardi, eh. Beh, cazzo, ti raggiungo, ma io. Ok, posso farlo, vero? Cos'è? Ora tipo salgo e appena mi arrampico su mi lancio gli incantesimi in faccia e muoio. Sarebbe il classico, proprio. Dammi una forziere. Ricettario dell'artigiano scintipietra. Troviamo altri oggetti magici a quanto pare. E lo so, questa fiaschetta è stata sprecata perché avevamo quasi tutta la salute e non ne valeva la pena. Lo so. Ma va bene, uguale, sti cazzi. Ora, tu. Scusa, ma lo sai che mori male, vero? Tipo così. Ma dopo. Tutto in culo. Questa è Sparta, bitch. Bastone della scintilla macariana. Aumenterà i danni degli incantesimi, quelli là di coso? Vediamo un po'. Sì, le stregonerie scintillama. Bastone con incastonata una scintipietra blu. Una dei due tipi di bastone cariano. Conferito ai cavalieri stregoni, potenzia le stregonerie della scintillama. Nessuna abilità. Che tristezza. Però è figo. Richiede 22 intelligenza però. Minchia. Persino col buff ne abbiamo solo 19 noi. Tanto guardate la differenza, che è bella. Cioè, non solo questo potenzia la palla di fuoco ancora di più, ma già di base è più potente del sigillo del dito. E tra l'altro vi faccio notare poi che, sì, ok, ci abbiamo molta più fede che intelligenza. Però comunque, questo è un bastone più 6, questo è un sigillo più 1. Quindi, la fede scala molto bene, o perlomeno scala molto bene con gli oggetti attualmente in nostro possesso. Poi magari il bastone ultra figo non l'abbiamo ancora trovato. Cioè, sicuramente ci saranno 8000 bastoni migliori di quelli che ci abbiamo mo. Però l'oggetto da fede abbiamo già trovato, in teoria. E manca poco alla notte. Dai, accelera! Magari senza che io mi debba sedere al falò, perché non ci voglio far respawnare tutti quanti, però. Ok, dove sono i nemici? Pronto? Non c'erano dei nemici qua intorno? Ah, eccoli. Minchia. Mori. Datemi pure le fiaschette, magari. Sì, me lo rifullate proprio. Figata. Oh, ma ci siete anche voi? Pensavo fossero finiti dopo che mi hanno dato le fiaschette. Ma stanno anche qua dietro altri nemici. Pronti a farsi inculare e incaprettare malissimo. Qua non ci sarà qualcos'altro da vedere? Ci sta una bella torre là. Cioè, non è proprio una torre, però avete capito? Roba interessante. È sempre piena di quei robbi velenosi. Quelli stanno sempre in mezzo al cazzo proprio. E madonna, sta diventando buio. Sì, sì, le tenebre che faranno spawnare il boss segreto. Che cioè, ok, non sono sicuro al 100% che sia un boss segreto, ok? Perché non l'ho mai visto. Però sono sicuro al 99% che c'è, sia uno, dai. Ah, là c'è anche il pedo per gigante. Che bello poter vedere comunque i nemici a questa distanza, raga, cioè... È una cosa che nelle generazioni passate te le sognavi proprio.
Ora puoi vedere tutto. Figata. Ah, ma c'ho ancora il coso? No, non ce l'ho più. Riattiviamo subito la roba, come cazzo si chiama? La lanterna. Che se disattiva a cazzo dei grandi proprio. E visto che tempo sarà notte, tenerla attiva sarebbe una mossa molto saggia. Qua qualcosina? Niente, non ti fermare. Ah, ma questo? Ah, polsini da stregone! Aumenteranno l'intelligenza? Mai nella vita, ma manco per il cazzo. Però so carucci, dai. Polsini degli eruditi stregoni di Raya Lucaria. Nient'altro che comuni lembi di tessuto avvolti attorno agli avambracci. Ok, quindi sono inutili e fanno cagare. Grazie per averlo reso chiaro. Continuiamo sempre a guardarci intorno mentre ammiriamo questo spettacolo, raga, madonna, quanto cazzo è bello. Giglia di Michella. Un oggetto totalmente nuovo, in teoria. Ci sta quello di Trina e quello di Michella. Delicata ninfea d'oro purissimo che inizia a mostrare i segni del tempo, estremamente difficile da reperire. Fiore che simboleggia la fede nel sacro albero. Si dice che in gioventù fosse molto caro a Michella l'Empireo. Cioè, Michella, scusa, è un maschio? Ma poverino, ma dai! Ma tutti quanti avevano perculato tutta la vita per quel nome. Mi spiace per lui. Beh, raga, cazzeggiando, ridendo, scherzando ed esplorando. Si è fatta notte. Andiamo a vedere se il bastardone spawna. E soprattutto se riusciamo a ucciderlo senza morire. Che io onestamente ho paura. Che questi qua notturni molto spesso sono molto pericolosi. Dai, è notte, su. Compari, dove cazzo sei? Ah, ma è quello! Ok. Niente di che allora. Cavaliere notturno. Aia. Ok, niente di che, un paio di palle, perché comunque è relativamente potente. Minchia. Perché pensavo, vabbè, sarà come quell'altro. Invece no, area diversa, statistiche pure diverse in teoria. Che stavo rondando in quell'istante. Madonna. Ha spaccato la pietra. Anzi, qua posso evocarlo? No, non posso evocarlo. Pensavo di evocare il nostro amico Oleg. Minchia. No. Minchia. Madonna, se sei bastardo, però è. Ah, vero, c'è l'attacco qua. Minchia. Ok, me ne vado, capito. No, però, cioè, visto che qua purtroppo ci conviene levarci dalle palle, anche se. Ma sì, raga, ne vale la pena. Non ci abbiamo più cure. No, no, no. Lo rifaremo in un prossimo episodio, raga. Per oggi facciamoci i cazzi nostri e andiamocene via. Come dei vigliacchi. Ma se il video vi è piaciuto, fatemelo comunque sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi e non nel dubbio, ci rivediamo alla prossima. Ciao!